Buonasera a tutti e bentornati. Eccoci qua di nuovo in diretta su Milano All News. 19:34 minuti, mercoledì 26 aprile, ritorna Track Talk e lo facciamo nelle migliori delle maniere con una grande puntata da parte davvero internazionale quest'oggi perché andremo a vedere cosa è successo in queste settimane in cui non ci siamo visti e c'è stato un appuntamento davvero importante, ma lo facciamo con il nostro padrone di casa, colui che ha visto cose che voi umani non potete immaginare, ha visto pattini rollare su qualsiasi superficie, è lui, il nostro sergente, Sergente Peperoni. Buonasera Fabio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Track Talk, bentornati. Buonasera, sergente. Dicevamo appunto una puntata internazionale perché andiamo a fare un viaggio quest'oggi. Lo facciamo con un ospite qui in studio, un ospite telefonico, e lascio te la parola allora di presentarci l'ospite. Beh, l'evento di cui vogliamo parlare questa sera è il WFTDA World Summit che si è svolto lo scorso weekend e i due ospiti di questa sera, uno in vivo e l'altro per via telefonica, sono Brutal Sanchez delle Harpies naturalmente e al telefono Vanity Fierce che hanno partecipato per le Harpies, unica lega italiana a partecipare al Summit, a questa grande manifestazione internazionale di cui ci racconteranno tutto questa sera. Come dicevi, appunto, abbiamo al telefono Vanity Fierce, che saluto, benvenuta a Track Talk, Vanity. Ciao, grazie per avermi invitata. È sempre un piacere, il piacere è tutto nostro. Allora, entriamo subito nel vivo, quindi, Sì. di questa conference. Cos'è una stata un. Ma io lascerei la parola a Vanity se riusciamo con questo collegamento, perché Vanity è la rappresentante WFTDA delle Harpies e in qualche modo ha organizzato questa spedizione delle Harpies al Summit. Quindi lascerei lei la parola per Prego, capire che Vanity, cosa è allora. stato il Summit e come hanno fatto le Harpies a parteciparvi. Allora, vi racconto tutto in brevissimo. Il World Summit in realtà è un esperimento della WFTDA. Annualmente, in realtà, la WFTDA con tutti i rappresentanti delle squadre che sono affiliate alla WFTDA organizza l'annual meeting. Quest'anno però, oltre a quello che in realtà avrà luogo fra qualche settimana, ha deciso di organizzare questo evento invitando anche le leghe che non so, le leghe, scusate, squadre che non sono ancora entrate a far parte della WFTDA. Quindi è stata una conferenza di 4 giorni in cui si è parlato di roller derby, di Federazione Internazionale del Roller Derby, insomma, si sono toccati vari aspetti dello sport, non solo quelli più burocratici o legati alla federazione. Come abbiamo ottenuto la scholarship? Allora, l'abbiamo visto all'ultimo minuto, perché io e Sanchez siamo sempre sul pezzissimo. Abbiamo fatto un'application e abbiamo avuto la fortuna di essere selezionate. Credo che in realtà quello che abbia spinto la WFTDA a darci questo aiuto finanziario sia stato il fatto che comunque oltre a raccontare la nostra storia abbiamo voluto tirare in mezzo il movimento italiano proprio come esempio di realtà che sta crescendo, si sta espandendo e in cui la WFDA sta crescendo e ha margine di crescita, ovviamente. Ecco, Vanity, abbiamo visto una tua foto in una grafica di cui chiederemo spiegazioni a Sanchez, dato che è l'autrice di queste grafiche. Quello che è interessante è che comunque tu e Sanchez, di ritorno da Manchester, state preparando del materiale, da cui sono tratte alcune grafiche che vedremo questa sera, ma che poi sarà divulgato anche alle leghe del movimento italiano. È corretto? Esatto, è corretto, perché come dicevo prima, non essendo una conferenza dedicata esclusivamente ai membri della federazione, i contenuti sono pubblici e quello che vogliamo fare io e Sanchez e
quella che è stata la nostra idea dal primo momento in cui abbiamo deciso di andare là è quello di condividere questa esperienza non solo con la squadra ovviamente, ma con tutte le squadre che fanno parte appunto del movimento del roller derby in Italia. Bene, quindi se non ci sono domande o interventi... Io ho visto invece, ho seguito sui social, diciamo, il ritorno in patria di Vanity, e ho visto che insomma è ancora molto legata a quello che è successo in questi giorni a Manchester. Com'è stata umanamente l'esperienza, Vanity? È stata incredibile, perché a parte IROC, che è la conferenza europea annuale che appunto si svolge a Berlino, non avevo mai avuto occasione di incontrare così tante persone da così tante parti del mondo, e consideriamo che all'evento erano presenti persone da 5 continenti, quindi è stato incredibile dal punto di vista della conoscenza, è stato incredibile dal punto di vista degli scambi, è stato incredibile dal punto di vista emotivo. Cioè io e Sanchez credo che abbiamo pianto per 4 giorni. Esattamente, sì. di gioia, quindi immagino. Quindi comunque è stato un bel pianto. Sì, e Vanity, io davvero ti ringrazio tanto, Filippo. Se non hai altro da chiedere. No, volevo intanto ringraziare Vanity, e ci terremo a condividere anche attraverso Power Jam, senz'altro, ma anche le dirette di Milano All News, il materiale che vorrete proporci e che può essere liberamente divulgato. Quindi grazie Vanity. Affrontiamo adesso i dettagli del summit con Sanchez, a cui hai delegato questa sera di rappresentare le Harpies. Va bene, ciao, buona serata. Grazie mille anche a te. E quindi allora eccoci, torniamo allora in studio e appunto con Sanchez. Allora, che cosa ci puoi raccontare appunto di più su questo summit? Questo summit, allora, sono stati giorni, appunto come già ha detto Vanity, veramente incredibili, sia carichi molto emotivamente, sia dal punto di vista proprio di contenuti e di quello che la federazione, tutta la WFTDA, ha voluto condividere con tutti i suoi rappresentanti. Abbiamo qualche numero su quella che è stata la 3 giorni del summit DWS, perché il mondo, ricordatevi sempre, il mondo del roller derby vive di acronimi, assolutamente, quindi roller derby world summit, okay. 3 giorni belli pieni, giusto Sanchez? Super intensi, continenti rappresentati direi tutti. Ecco, qui avete inserito anche dei nuovi continenti tipo la Nuova Zelanda o il Canada, però diciamo che tutto il mondo continenti rappresentato. 15 ore di conferenza. Ora io mi chiedo, Sanchez, come avete fatto a resistere? Siamo persone che in verità amano l'inglese in tutte le sue declinazioni, anche nei dialetti più assurdi. Sì, e piangere in inglese. E piangere in assolutamente inglese. Networking e confronto, 2 giorni di clinic paralleli per officials e announcer, esatto. E poi anche scrimmage e special game. Quindi raccontaci in 2 parole qual è stata per te forse la prima esperienza di questo tipo e come... Cosa hai portato a casa di questa esperienza? Allora, da questa esperienza credo di aver portato a casa ancora di più la voglia di abbracciare la filosofia che questa federazione in verità propina e cerca di far condividere a tutti i suoi membri, anche non membri. Ricordiamo che la WFTDA raccoglie 397 full member come leghe e 48 apprentice, quindi sono tutte... Ricordiamo che le API sono full member. Sono full member, esatto. Siamo tra quelle persone che... stanno provando a fare questo percorso. E sono percorso. Nel primo 100 del ranking. Sì, cioè, ogni tanto, diciamo che ogni quello è il ranking europeo. Ah, ranking europeo, sì, scusa. Track ogni tanto vi faccio prendere. Però entreremo ben presto. Siamo già nel ranking della WFTDA, anche se solo una partita è valsa per il ranking. Prossimamente in questa stagione ce ne saranno altri, senz'altro. Esattamente. Scusa l'interruzione, Sanchez. Quindi scusa, viene fuori tipo del merito. Sì, sì, l'emotività. Io vivo mai più di ranking. No, ecco, voleva, Sanchez ci teneva a dirci questa procedura che è in uso al World Summit, quindi sì. Chi parla deve tenere in mano questo scettro della parola, giusto? Te lo cedo. Non capiamo perché allora io e Filippo non potremmo mai andare in questo tipo di summit. Ce lo costruiremo sotto banco banditi, uno, noi. Ce l'abbiamo un altro. No, assolutamente, assolutamente. Quindi lo scettro è tuo, prego. Lo scettro del potere, sì, praticamente nei momenti di confronto, quelli dove appunto tutti i rappresentanti erano chiamati a parlare tra di loro, a discutere dei topic che venivano dati proprio a seconda dell'occasione, e chi poteva parlare era proprio chi aveva in mano questo fantastico scettro, perché tutti, insomma, dobbiamo darci il tempo e dare il tempo, soprattutto in un'occasione dove
l'inglese non è la lingua madre per tutti, di dare la possibilità di raccontare, di parlare. Ecco, questo è il senso. Quindi i temi affrontati, ne abbiamo riportati alcuni sempre tratti dalla presentazione che state preparando, sono quelli del do it yourself, dell'inclusione, del supporto alle leghe o alle atlete nuove, della motivazione. Se dovessi scegliere tu, Sanchez, un tema per il quale secondo te le ARPIs sul quale possono lavorare di più per questa stagione, come se fosse il buon proposito della stagione alla luce di quello che hai sentito, quale sarebbe il tema sul quale lavorare per le ARPIS? Domanda a sorpresa, sì, a bruciapelo. A sorpresa, non l'abbiamo preparata. forse la motivazione, sì. Forse in questa occasione, appunto, parlando con tante realtà, ci si rende conto che si è molto fortunati ad avere tanto, soprattutto come paese occidentale, mentre ci sono posti dove alcune cose che noi diamo per scontate proprio non esistono. Quindi sì, la motivazione, perché i mezzi li abbiamo e forse ogni tanto manca quel facciamo un po' di più, andiamo avanti, che comunque c'è sempre, però ancora di più, magari diffondere questo sentimento, questa sensazione a macchia d'olio su tutta la squadra sarebbe bellissimo. Devo dire che a me ha colpito molto di questa grafica, Filippo, quel do it yourself, no? Quel DIY, sì, quel do it yourself, cioè che insomma fa proprio del fai da te un cardine del roller derby. Assolutamente, si contrappone forse a quella che è il sistema tradizionale. Infatti, delle federazioni sportive che dicono no, a un certo punto, anzi, basta, il fratello deve esistere il professionismo. Certo, l'atleta non deve pensare a nulla se non alla sua prestazione, per il resto c'è la struttura che gli copre le spalle. E in una realtà comunitaria come quella del roller derby, l'avrete ormai imparato anche voi, diciamo che siete spettatori. Devo dire che abbiamo già visto la serata della discoteca, Rocket, diciamo, sì. No? Che come a un certo punto è stato il cambio gomme, ad esempio, il cambio ruote, che è stato certo. Fondamentale. E quindi i consigli anche che in un momento del genere passavano, ma usi quelle, non usi quelle altre perché di solito usi quelle, cioè, certo. C'è stato proprio un uno scambio continuo. Quello cioè, è un classico tema, però se pensi anche a una stupidata, le trasferte, l'organizzazione sì. Di una trasferta è qualcosa che porta via tanto tempo per prenotare, organizzare le macchine o prenotare l'albergo. Ci sono persone dedicate nella nostra Lega che si occupano di questi temi e che condividono con tutte le atlete le informazioni. Prossima, come se fosse un'agenzia di viaggio. La prossima fiera dei maker forse il roller derby dovrebbe avere un ruolo fondamentale. Se pensiamo allo sport di maker, se pensi, la prima cosa che mi viene in mente è che per poter giocare ti devi fare il tracciato, il track te lo devi fare proprio do it yourself, un po' come le biglie sulla spiaggia quando si voleva giocare. Esatto, è molto simile. Sono state altri molto importanti, molti temi, tantissimi panel, tantissime tavole, diciamo, rotonde. Ovali, anzi, forse in questo caso non so, forse no. non c'era neanche il tavolo. Eravate sedute in circolo, ogni tanto sì, ogni tanto no. C'è stato un panel che vi ha abbastanza colpito. Sì, assolutamente sì. Era praticamente un'occasione di ascolto proprio di queste realtà. Erano skater rappresentanti di diverse parti del mondo: Sudafrica, Australia, Argentina, Spagna e Libano. Tutte realtà molto differenti, ma che poi appunto vedremo nel dettaglio, anche con tanti punti in comune. E si è parlato di media, quindi mi sembrava giusto questa sera farti qualche domanda sul tema dei media e su come il roller derby a livello internazionale è presentato dai media, proprio perché siamo ospiti di Milano All News. Stata a Milano avremmo avuto tutto altro panel. Certo, però abbiamo scoperto che anche intorno al mondo i problemi, se così li possiamo chiamare, di comunicazione che viviamo in Italia sono più o meno gli stessi. Esattamente, abbiamo praticamente gli stessi problemi. Una disciplina quindi femminile che all'inizio viene presa soprattutto per l'interesse nei confronti dell'oggetto della donna, della sexy guerriera in certi casi, come dice la Spagna, e appunto la fatica ad emergere, ad essere prese sul serio, quindi come donne, facendo una disciplina di contatto, a differenza. Ma diciamo che appunto il problema, ad esempio, della sexy guerriera è un problema che credo si possa rivedere anche sui nostri media spesso e volentieri. Sì, in un momento in cui proprio invece la WFDA cerca di fare tutt'altro, cioè ne abbiamo parlato anche
tante volte, insomma, dagli inizi, dal bordo, dove la calzarete era magari, ormai si è arrivato ovviamente a una divisa invece sportiva, sportiva a tutti gli effetti, dove proprio è uno sport. Ed è un po', diciamo, triste vedere come invece i media non riescono a staccarsi da questa quest'ottica semplicemente e solamente perché siete ragazzi, a pensare, perché è quello, cioè non vedo altro. Io devo dire che in alcuni casi il gancio è anche servito, quella forse inizialmente qualche anno fa, o forse ancora oggi le nuove leghe che si affacciano al mondo del roller derby passano di lì e può essere un gancio comunque utile per attirare l'attenzione. Chi poi si interessa, approfondisce l'argomento, si rende conto che è uno sport a tutti gli effetti. Di DDT dell'anno scorso non ricordo un momento di glamour o fashion, nel senso, no, anzi, se a DDT dell'anno scorso il momento glamour era dato proprio dai cheerleaders maschi, appunto, infatti, di Vienna, che hanno animato i fearleaders, hanno animato il DDT. Sì, però, ecco, ricordano molto bene alcune state delle spettatrici. Esatto. Come invece vorrebbero essere a questo punto, e questo è, diciamo, un appello che noi rivolgiamo anche a Milano All News in primis, ovviamente, le leghe di roller derby, quale sarebbe il messaggio che vorrebbero dai media? La cosa forse fondamentale è il fatto di diffondere appunto il messaggio che sia uno sport unico, ma veramente per tutti, nel senso, ha una grandissima politica di inclusione, ha unicità, perché sì, effettivamente è uno sport che si sta allargando a livello mondiale, partendo dal basso, dalle skater che inizialmente erano lì a giocare, a fare delle corse matte senza senso, fino a che non è arrivato qualcuno a dire ok, vediamo di farci qualcosa, vediamo di organizzare qualcosa e mettere giù qualcosa che funziona per tutti. Uno sport professionale, perché sì, le atlete che poi arrivano a gareggiare ai mondiali e che arrivano ad avere veramente traguardi, a raggiungere traguardi alti, sono professioniste e tutte ambiscono ad arrivare lì. Filippo, faccio una domanda scomoda, che non abbiamo mai trattato questo tema. La possibilità ricorrente che il roller derby diventi un giorno sport olimpico esiste? Allora, stando così le cose, direi di no, è molto difficile, proprio perché la comunità... Il fast track esiste, ad esempio, avuto l'opportunità di andare come disciplina sportiva olimpica. La novità di quest'anno è che nel 2020 a Tokyo, se non sbaglio, alle Olimpiadi di Tokyo, per la prima volta uno sport a rotelle, che è lo skateboard, verrà presentato come disciplina innovativa di dimostrativa, quelle sono le discipline. Okay. Quindi in questo momento le federazioni, la FIRS, cioè la Federazione Internazionale degli Sport a Rotelle, si sta muovendo soprattutto per questo grande obiettivo, che è stata una loro grande conquista. Però per quanto riguarda il roller derby, alcuni interessi ci sono stati di collaborazione per finalità olimpiche negli scorsi anni, ma la WFTD e tutte le leghe che fanno capo alla WFTDA, nella grande riunite nell'associazione, si sono sempre opposte al sistema federale che riporta al Comitato Olimpico Internazionale, e quindi non la vedo come una possibilità nel prossimo futuro. C'è da dire che, come dicevamo nelle scorse puntate, la WFTDA ha chiesto la governance della disciplina sportiva, e quindi in qualche modo un riconoscimento della tutela e della gestione dello sport a livello internazionale, cosa che però la FIRS ha negato, tant'è vero che si è creata questo parallelismo di regolamenti e competizioni FIRS da una parte e WFDA dall'altra, quindi non la vedo come una possibilità. Solo così potrebbe capire, appunto, però è un tema che spesso ricorre, soprattutto quando si parla con i media, che sono abituati a interfacciarsi con dirigenti e federazioni, diciamo, dello stile tradizionale. Sono caduto anch'io nella trappola, diciamo. figurati. Quindi dicevamo dello sport in televisione, e tra i relatori del summit c'era anche questa Jane McManus. Questi americani sono sempre più avanti di noi, si sono inventati, ESPN è uno dei canali più famosi e importanti del mondo di sport, ha raggiunto una W finale, un ESPN Women. ESPN Women, per cui praticamente verrà creata una partnership con la WFTDA, In occasione specialmente dei champs, e della D1 e della D2, che sono già andati in onda l'anno scorso, quindi nel 2016 già questa cosa era attiva,
questa hanno implementato ancora di più il servizio, quindi super broadcasting e super partnership della ESPN con la WFTDA. Come direbbe, perché... anche in HD quest'anno. Anche in dobbiamo risintonizzare il decoder. No, però devo dire che questo è un grande salto diciamo, di qualità. Non diventate pazzi perché ESPN W non lo prendete, non lo prenderete mai. Quindi cercatevelo su internet. Però devo dire che è un grande passo di un salto di qualità, perché finora gli streaming sono sempre stati trasmessi appunto da sul web, sulla rete. Esatto. E questo è davvero un salto di qualità che favorirà la conversione e l'accettazione come disciplina sportiva del roller derby. Però diciamo che uno degli interventi che ha fatto più piangere sia Sanchez che Vanity, ma credo mamma anche tutti quelli presenti in sala, è stato piangere. Quello del roller derby Beirut, cioè del manager del roller derby Beirut, scusate, che ha portato l'esperienza di queste ragazze. Sanchez, cosa ci dici di questo intervento? Di Nada Binjama si potrebbe dire veramente qualsiasi cosa. Fa capo ad una squadra di ragazze, un gruppo veramente ristrettissimo a cui ogni tanto si uniscono anche dei ragazzini che giocano per strada, ragazze di Beirut, ragazze che in verità sono anche un insieme di realtà che vivono proprio in Libano, quindi persone dal Qatar, persone, ragazze pakistane, ragazze che arrivano da ragazze israeliane, tutte quelle che sono vicine a... Pensare che in paesi dove forse uno direbbe penserei ad altro, insomma anche solo a sopravvivere una giornata in più sarebbe, invece c'è chi giustamente dice no, perché devo sopravvivere, voglio vivere, voglio fare quello che mi piace, mi interessa, tra cui anche il roller derby. Esattamente, loro sono state molto aiutate da un membro della WTDA, una skater che si è proprio preoccupata di durante i champs fare una mega raccolta di equipment proprio per pattinare, quindi pattini, protezioni, e portarli lì da loro. Perché è vietato, se non sbaglio, importare materiale sportivo dall'estero, quindi solo quello che ci sta in valigia può entrare in Libano. Hanno delle politiche molto molto strette su quello che può entrare, tanto che loro si fanno dare delle parti di ricambio da piccoli negozi di skater che hanno lì. E lei appunto ha portato anche un video, un contributo girato appunto anche per Huft, mi pare che si chiami, è un sito che poi di cui daremo anche il link magari, sì. È stata fantastica, lei ha proprio aperto i cuori di tutti, è una di quelle realtà che appunto ti fa capire quanto si abbia in verità in Occidente rispetto anche soltanto spostandosi un pochino più in là. Sì, pensare, la cosa che mi ha colpito di più è pensare che se il nostro problema magari in allenamento è quello di non avere abbastanza acqua, avere troppo caldo, essere troppo stanchi o doversi svegliare presto il giorno dopo, esatto. Il problema principale di queste ragazze è garantire la sicurezza del palazzetto della pista, perché non è abbastanza protetta e possono essere vittima di attacchi o di bombe, cioè è una cosa che a cui veramente non riusciamo neanche a immaginare. Per litigare con quelli della pallamano che arrivano subito esatto. Quelli del basket che fanno rumore, cioè, questi sono i problemi nostri, e sono problemi che non ci fanno dormire la notte e ti danno quel fastidio, quel nervoso, quindi assolutamente questo per tornare alla motivazione, che ogni tanto appunto si ritorni a vedere quali sono veramente le cose importanti della vita, come si suol dire, e che sia una cosa seria è sottolineato anche dal fatto che per questo progetto si è mobilitata anche l'ONU, le Nazioni Unite, esattamente UN Women, è proprio la United Nations for Women, for Empowerment of Women. Uh-huh. Praticamente da quest'anno, proprio dal 2017, ha iniziato una partnership con la WFTDA. UN Women proprio si occupa di portare lo sport in tutte le realtà sottosviluppate. Quindi con la WFTDA porteranno dei programmi in Sud America specialmente, il programma si chiamerà One Win Leads to Another ed è già attivo con varie discipline in diverse parti. È interessante appunto vedere che nelle discipline femminili venga riconosciuto questa importanza e valore al roller derby, che è sport di contatto, no? Mi hanno detto vituperato, gestito male, dove i media non riconoscono il valore, ma invece per fortuna le Nazioni Unite ne riconoscono il grande valore come strumento di emancipazione, di svago, di crescita. Ma è perché è così, e questo devo dire la verità, l'abbiamo vissuto tutti noi, Sanchez e io, sulla nostra pelle. Partecipare a questo movimento
fatto dal basso, proprio fatto con le mani, con le ore di sonno che non dormi, eccetera, ti fa crescere come persona e ti fa sopportare meglio gli altri. Andiamo avanti, Filippo, perché il tempo è tiranno come al solito. Quindi grazie a Sanchez per questa ampia parentesi. Andrei veramente a bomba sulla rapina della settimana. L'abbiamo sentita al telefono. Eccola. Vanity Fears, alias Floradora, o Floradoris, tutti i nomi possibili e immaginabili, conosciuta con mille alias, numero 117, via Regina. Ecco, quindi questo è importante, che a Milano non ce ne sono pochissime nate effettivamente. A Milano è senz'altro, si conferma come città internazionale. Blocker prettamente, la nostra Vanity, Head and Soul, è per questo che aveva dei fenicotteri sulle braccia nella grafica precedente, e l'abbiamo già citato come WFTDA rep, cioè rappresentante WFTDA. Un altro nomignolo di Vanity Fears è la donna o la skater con le ossa di vetro, perché le fratture, una lista abbastanza nutrita di fratture con le legate al roller derby. Ho escluso quelle che non sono legate al roller derby, che comunque l'hanno tenuta ferma parecchio, quindi metacarpo destro, polso destro, anulare destro e poi mignolo sinistro per protesta. Già iniziato la parte di sotto, sì, probabilmente era ancora ingessata sul destro. Okay. Ecco, e una cosa che ci ha tenuto a comunicarmi è che appunto prima di ogni partita, prima di scendere in campo sul track, diciamo, sente ogni volta in testa i tamburi di 2001 Odissea nello spazio, quindi non so se sia un buon segno oppure un problema. Ecco, quindi se all'inizio di una partita la vedete un pochino in trance, perché sta risentendo la colonna sonora. Ecco, quindi grazie a Vanity Fears. Anche lei, come vedremo altre arpie, fa parte del Team Italy. E a proposito di Team Italy, chiederei a Sanchez un commento sul prossimo evento che in questi giorni è venuto fuori, quindi una notizia uscita pochi giorni fa: la prima partita del nuovo Team Italy femminile sarà a fine maggio in Belgio. Quindi abbiamo una grafica che deriva appunto dalla pagina di SCOD. SCOD è un torneo che si svolge ormai alla quinta edizione quest'anno in Belgio, a Ghent, un torneo riconosciuto dalla WFTDA, e il sabato 27 maggio alle 19 ci sarà la prima partita del Team Italy femminile contro il Team Belgium. Tra le ragazze del Team Italy femminile, per la prima volta in nazionale, ci sarà anche Brutal Sanchez, e quindi le chiediamo cosa si aspetta da questa partita. Di giocare bene. Va bene, giocare bene, però diciamo che per te è stata un po' una sofferenza, complice un infortunio di un anno e mezzo fa, questo Team Italy, che te lo sei visto sfuggire alla prima occasione, e adesso sarai... Sì. Ma c'è sempre tempo, Quindi vedremo Brutal Sanchez in azione. Cosa ci puoi dire del Team Belgium, Filippo, se qualcosa? Team Belgio è un team non facile, ci sono delle ottime giocatrici che hanno fatto esperienza anche in altre nazioni, che io sappia. Sicuramente è un avversario tosto, anche perché fino a qualche anno fa molte delle ragazze del Team Belgio erano proprio di Ghent, una delle squadre più forti in Europa, diciamo, della nostra vecchia Europa. Sicuramente sono cresciute anche molto le ragazze di Bruxelles, e non so se abbiano delle ragazze del Belgio che però vivano all'estero, quindi facciano pratica in altre leghe. È molto possibile. Ma quello non ci manca ancora, vero? Italiane all'estero, però devo dire che per scelta il Team Italy femminile, per far crescere il movimento sul suolo italiano, ha impostato, diciamo, un'asticella di presenze e richieste molto alta, proprio per favorire la partecipazione di atlete italiane. Per quanto riguarda i prossimi eventi, non possiamo non citare l'evento di Firenze di sabato prossimo 30 aprile, prima occasione di gioco per la Horda, quindi la Interleague del lato tirrenico. C'è però da dire che qualche ora fa purtroppo le ragazze hanno dovuto comunicare all'Italia che questo scrimmage delle Horda, scrimmage di livello intermedio, non si potrà tenere perché non ci sono abbastanza avversarie. Quindi nella squadra delle tutti non si sono iscritte abbastanza avversarie, e quindi il livello intermediate dovrà essere rimandato, la squadra
squadra delle Horda dovrà inaugurare il proprio roster in un'altra occasione, si terrà comunque uno scrimmage di livello beginners a cui anche alcune Harpies parteciperanno per dare una mano o per giocare. Adesso non sono aggiornato sulle ultime partecipanti, però senz'altro le Harpies parteciperanno. Per quanto riguarda invece i prossimi eventi in casa Harpies, la novità di questa settimana è che si sta organizzando per mercoledì prossimo uno scrimmage interno, quindi Harpies contro Harpies contro Harpies contro Harpies, in preparazione al bout del 14 maggio. Questa sarà una relativa novità, nel senso che le line che verranno schierate, black side delle Harpies, sì, diciamo yellow e black, poi di nuovo black and yellow, si invertono le gemme, una formula tutta nuova e particolare per provare tutte le combinazioni possibili che vedranno impegnate le Harpies il 14 di maggio. Diciamocelo, ma le Harpies stanno puntando al 14 di maggio. Il 14 di maggio, infatti, riprendiamo. Noi il 14 di maggio seguiremo, ricordiamo, il game delle Harpies. Sì, domenica 14 maggio alle 11, sempre Bordeaux, presso il centro sportivo. Saremo in diretta, noi saremo in diretta per seguire, non sappiamo ancora bene come, non so se lo conosci bene anche tu. No, infatti, pensavo di parlarne adesso offline. Prima, saremo in diretta, non so come, ma saremo in diretta per seguire. Benissimo, qualcosa. Un'ottima notizia. Quel un'ottima giorno notizia. Milano News seguirà. Sarà uno Sport Day per Milano News, partiremo la mattina alle 9 seguendo una gara di podistica in quella della Montagna di San Siro, e poi seguiremo i vostri gamer, poi nel pomeriggio ci saranno i playoff di Chukball italiani della Serie A, quindi insomma avremo tutti quanto una giornata intera di sport News. E seguiremo ovviamente altro che ESPN, ormai. Seguite Milano All News, allora domenica 14 maggio ci saranno anche le Harpies. Come sta andando con l'organizzazione del bout? Benissimo. Ricordiamo che Sanchez è la persona che all'interno delle Harpies, a proposito di fai da te, si occupa di contattare gli arbitri e di farli venire e di dargli da mangiare, tutti, da dormire. Sono già tutti e 7, giusto? 7 sono? Sì, più 12 NSO. Esatto. Beh, ci siamo. Ci sono. Arriveranno da tutta Italia. Quelli che scrivono i numerini sulla tabella ci sono? Sì. Ok, ma ci sono. Sono quelli, allora siamo a posto. Beh, altrimenti se non avete niente da fare, domenica 14 maggio c'è sempre bisogno di una mano nel roller derby. Va bene, Filippo, siamo in chiusura, quindi basta, non abbiamo nient'altro da aggiungere, quindi l'appuntamento prossimo è il 14 maggio a questo punto. Sì, o se volete assistere a questo scrimmage dalla tribuna mercoledì prossimo. Al Vismara, ovviamente sarà uno scrimmage interno, quindi non si potrà tanto disturbare perché le ragazze saranno molto impegnate nel preparare le line, però diciamo che vi aspettiamo sempre sia lunedì che il mercoledì. Magari dopo la diretta qua facciamo un saltino a fare le domande ai coach, sono sempre ci vogliono bene, quindi magari ci rispondono anche, dai. Va bene. Filippo, grazie mille. Grazie a te, Fabio. Sanchez, grazie tantissimo, Sanchez. Grazie anche a te. So che sei ancora emotivamente presa da queste giornate inglesi, e quindi davvero ci rivedremo comunque sul track, che tanto ormai manca pochi giorni, poi insomma avrete anche questo bella sfida contro Bordeaux di cui sicuramente parleremo tanto. Va bene? Grazie mille, Fabio. Buona serata a tutti, grazie tantissimo di averci seguito, come sempre Track Talk ritorna mercoledì prossimo sempre qui in diretta su Milano News, potete seguire, e ricordiamolo, da domani tutte le grafiche che avete visto, tutti gli approfondimenti su Power Jam. E un appuntamento appunto mercoledì prossimo, se riusciamo andremo anche a seguire a questo punto magari questo scrimmage di Yellow Side contro Black Side, chiamiamole così, va bene? Dai, grazie mille, buona serata a tutti e arrivederci.